Buonasera a tutti, Luca Cosentino è l'editore di Wetlands. Grazie di essere venuto a Milano per presentare questo bellissimo progetto editoriale, un progetto direi molto chiaro nei suoi titoli. Come inizia e quando? Allora, diciamo che questo è un piano B, come si dice adesso, nel senso che nel 2020 io tra l'altro abitavo a Milano, facevo un altro lavoro, e poi c'è stato il Covid, eccetera, sono quei momenti in cui uno tira una linea e si fa certe domande. E nel 2020 quindi ho deciso di tornare a Venezia, che è la mia città, e quando sono arrivato lì ho contattato una serie di persone perché l'idea era quella di diciamo attivare una serie di iniziative per la città che potessero in qualche modo scuotere la situazione di Venezia. Perché Venezia, come sapete, è una città estremamente problematica, amministrata in un certo modo e che si sta lentamente spegnendo. E in realtà quello che ho trovato io è una situazione, diciamo, c'è una presenza diffusa di persone che ancora hanno voglia di fare, e c'è un'attività anche civica cittadina molto, molto forte. E quindi fin dall'inizio abbiamo pensato, ci siamo messi assieme una decina, quindicina di persone, cosa avremmo potuto fare per la città. E dopo un po' di tentativi abbiamo deciso che una casa editrice era il veicolo ideale per, diciamo, portare in giro nuove idee sulla città, nuove narrazioni, dare dei messaggi anche di vitalità di una città che è assediata dal turismo e vive solo di quello adesso e quindi si sta impoverendo moltissimo. E quindi abbiamo cominciato questo progetto un po' per scherzo, nessuno di noi era un editore, nessuno di noi era scrittore. Però all'interno di questo gruppo c'erano persone che conoscevano bene la città, c'erano accademici, c'erano medici, giornalisti, insomma professionisti di varia estrazione, con i quali abbiamo appunto potuto tessere una rete che ci ha consentito di partire, diciamo, abbastanza agilmente con questo progetto, perché fin dall'inizio siamo riusciti, diciamo, a pubblicare i nostri primi tre libri, erano già dei titoli piuttosto importanti. Quindi questa è un po' come è nata la cosa. Bellissimo che sottolinei il fatto che fare editoria non è un mestiere che si fa da soli, ma ci vogliono tante persone e anche tante competenze molto diverse per poter andare avanti e non fare soltanto uno o due titoli. Bisogna essere in tanti perché le competenze sono diverse. C'è la competenza del grafico, c'è la competenza del redattore, del correttore di bozze, del traduttore, ci vogliono competenze sulla parte contrattuale, sulla parte amministrativa. C'è quello che potremmo chiamare business development, quindi andare a caccia dei manoscritti, degli scrittori, eccetera. Quindi idealmente è un'impresa che va affrontata con una squadra abbastanza nutrita. Il problema è che il mercato italiano è un mercato molto povero, molto asfittico, diciamo che rispetto al mercato europeo l'Italia veramente ha dei numeri che deprimenti, gli italiani leggono molto poco e quindi è difficile fare dei numeri di fatturato, tanto per essere chiaro, tali per cui questo business possa sostenere un'organizzazione allargata. E quindi bisogna ricorrere a delle formule, diciamo, più agili, no? In cui le persone lavorano part-time, magari partita IVA, vengono chiamate all'occasione, eccetera, eccetera, e devono dimostrare una flessibilità nel lavoro che è indispensabile. Ripeto, non ci sono proprio i numeri fondamentali, a meno che tu non parli di ovviamente un grande gruppo che poi ha altre logiche, chiaramente, con cui noi non ci possiamo né vogliamo confrontarci. Noi siamo orgogliosamente indipendenti, orgogliosamente liberi in tutto e per tutto, non abbiamo neanche il mantra della crescita a tutti i costi, quello che stiamo facendo ci piace e ci va bene, credo che resteremo più o meno su queste dimensioni, perché la cosa continua ad avere un senso. Quindi come scegliete il contenuto, i titoli? C'è una riunione di redazione, ognuno propone qualcosa oppure in un altro modo? Allora, guarda, Wetlands è un'avventura un po' particolare, perché normalmente quello che succede in una casa editrice, diciamo, i modi per accedere a dei manoscritti sono: o guardi nella tua posta elettronica, perché ogni giorno c'è gente che ti manda manoscritti di tutti i tipi, quindi puoi guardare lì, anche se lì francamente è difficile, non abbiamo mai trovato niente interessante. Puoi comprare dei titoli dall'estero e tradurli, oppure puoi avere degli autori, no, con cui tu collabori.
In realtà quello che facciamo noi è una cosa sostanzialmente diversa. Noi produciamo dei titoli originali lavorando con questi autori. Noi abbiamo un piccolo appartamento a Venezia, lo mettiamo a disposizione, quindi noi invitiamo questi autori in residenza e con loro sviluppiamo il progetto. Quindi ti faccio un esempio di questi giorni, abbiamo uno scrittore inglese molto famoso, si chiama Tariq Hussein. Tanto per essere chiari, è quello che ha scritto quasi tutte le guide di Lonely Planet del Nord Africa, quindi una persona che ha visto, ha viaggiato, molto bravo, molto apprezzato. Io ero molto interessato diciamo, all'idea di scrivere un libro su Venezia e l'Islam, e lui era la persona giusta, quindi l'abbiamo contattato e gli abbiamo chiesto: ti va di venire a Venezia, fare una residenza, due residenze e lavorare con noi su questo progetto, cioè scrivere un libro su Venezia e l'Islam? Lui ha accettato, è venuto giù già due volte, adesso sta scrivendo il libro che uscirà probabilmente verso la fine dell'anno. Quindi tutti i nostri libri in realtà sono delle idee nostre che sviluppiamo all'interno del comitato, diciamo, redazionale, e poi identifichiamo gli scrittori più adatti, che secondo noi sono più interessanti, per sviluppare questi temi. Per esempio, un altro libro molto divertente, molto interessante che abbiamo fatto è Il giaguaro nel canale. Lì l'idea era quella di cercare di capire, di ragionare sulla dimensione onirica di Venezia. Che cosa sognano le persone che vengono a Venezia, o anche quelle che non vengono a Venezia, no? Venezia ha una dimensione appunto onirica che è condivisa, che è collettiva. Anche se vai in Australia, un australiano gli dice Venezia, vede già alcune cose, Rialto, no? Il campanile, eccetera. Quindi c'è questa dimensione. Allora abbiamo contattato una psicanalista, la quale ha raccolto un centinaio di sogni dei suoi pazienti che fanno su Venezia, che le hanno raccontato, e quindi noi raccontiamo questi sogni, come la gente sogna Venezia, e da cui viene fuori appunto che Venezia è veramente un oggetto, un simbolo, condiviso, che ha una valenza planetaria praticamente, che viene proiettata secondo alcuni, diciamo, schemi classici, tra cui il mostro, da cui il giaguaro nel canale, oppure la gente che annega, o il miracolo, le gondole che volano, eccetera. Ecco, questo è un altro esempio di un libro che noi volevamo fare e che abbiamo sviluppato con l'autore. Quindi questo è un modo di fare editoria, lasciami dire, che è completamente diverso rispetto a tutti gli altri. Di tanto in tanto noi prendiamo qualche titolo dall'estero e lo traduciamo, ma sono cose molto specifiche che ci interessano in modo particolare. Non è quello, diciamo, la nostra fonte primaria di manoscritti. Diciamo che è una modalità che è molto utilizzata nel mondo dell'arte, quella di avere delle residenze, e applicata all'editoria è più difficile, perché scrivere è un processo forse più lungo e più macchinoso, e di solito l'autore, proprio perché è autore, è meno disposto al dialogo. Non lo so, forse la vostra esperienza è completamente diversa. Guarda, l'esperienza che abbiamo avuto noi è stata un'esperienza veramente estremamente positiva. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Non c'è un obbligo, noi invitiamo gli scrittori, non c'è un obbligo scritto, non c'è un contratto per cui... Cioè, ci sono stati casi di scrittori che sono venuti, sono stati una settimana, poi magari hanno fatto grandi promesse e poi ne abbiamo promessi, no? Cioè, c'è anche questo, lo mettiamo in conto, lo sappiamo. Però in realtà nella maggior parte dei casi il libro c'è stato alla fine, e c'è stato soprattutto questo processo di condivisione con questi scrittori e di collaborazione, nel senso che noi gli passavamo le informazioni, li portiamo in barca, li portiamo nei musei, li facciamo conoscere le persone, facciamo parlare con i professori universitari, facciamo incontrare gli artisti, eccetera, e quindi gli diamo tutti gli elementi per, diciamo, creare, per lavorare. Ed è una tecnica, diciamo, vincente, sicuramente costosa, chiaramente, perché costa molto meno prendere un manoscritto dalla tua email e pubblicarlo, però è anche, secondo me, la ricchezza del progetto, no? Sì, e crea una comunità. Crea una comunità, infatti diciamo che Wetlands in realtà, prima che una casa editrice, è una grande comunità, è una comunità che sta diventando, diciamo, molto... molto, molto grande, veramente, non solo a Venezia, ma anche ormai a livello internazionale. Abbiamo collegamenti con tante altre case editrici, siamo impegnati in molti progetti civici di difesa della laguna, soprattutto, diciamo, temi ambientali.
sapendo poi che quello che vale per Venezia vale anche per il mondo, perché la forza simbolica di Venezia è che quello che succede a Venezia alla fine lo puoi anche applicare ad altre realtà del mondo, no? Anzi, a Venezia le cose succedono prima, di solito, no? Se pensi, non so, all'alta marea, per dire, no? L'acqua alta, adesso l'acqua alta c'è a Giacarta, ci sarà a New York, eccetera, c'è dappertutto questo tema. A Venezia c'è da sempre, no? E quindi le discussioni su questi temi sono iniziate molto prima, oppure l'iperturismo. È un tema che adesso sta investendo tutte le città in Italia, in Europa in generale, Barcellona, Parigi, ma perfino Bologna, Firenze, Roma. A Roma sono stato la settimana scorsa, è una cosa che fa paura, cioè non riesci più a muoverti, ci sono milioni di turisti e in città insomma non riesci più a trovare case in affitto, solite cose. E quindi diciamo anche qui Venezia ovviamente aveva sperimentato tutte queste logiche molto prima delle altre città. E aveva sviluppato delle soluzioni, giusto o sbagliate, che comunque sono state delle sperimentazioni. Quindi Venezia è un posto ideale per parlare di tutti questi temi che ci assillano oggi come oggi, no? Ed è per questo che quando noi invitiamo questi scrittori, quasi tutti, praticamente tutti accettano di venire, ma anche scrittori, vuol dire abbiamo avuto dei Pulitzer Prize, finalisti di Man Booker Prize, vincitori di premi Strega, cioè tutte persone che in linea di principio non dovrebbero essere accessibili per una casa editrice piccola così, capito? Invece capiscono, diciamo, la valenza di quello che stiamo facendo, apprezzano il fatto che siamo no profit e questo spalanca molte porte, perché ovviamente quando tu, diciamo, incontri uno che ha vinto il Pulitzer, la prima cosa che lui mette davanti, ecco questo qui, vuole, no, cooptarmi perché così poi venderà più copie, eccetera. E invece noi diciamo, guarda che noi lo facciamo perché ci crediamo, perché questa è la nostra mission, non perché vogliamo guadagnarci, perché noi siamo a profit, quindi noi non ci possiamo guadagnare per definizione. E questo ci ha consentito di accedere a scrittori della fascia più alta. Parlavamo prima di Ryoko Sekiguchi è una scrittrice in Italia pubblicata da Einaudi, che in Francia ogni volta che fa un libro vende 50.000 copie. 50.000 copie in Italia non le vende nessuno, neanche Fabio Volo, ecco, per dire, no? Quindi è una grandissima scrittrice. Quando le abbiamo parlato del nostro progetto, lei ha accettato subito, entusiasticamente, ed è venuta. Così come ha accettato, è venuta e sta lavorando per noi, Méliste Kerangal, che è un'altra grande scrittrice francese, in Italia ha tradotto tutti i suoi libri da Feltrinelli, ma Riparare i viventi, per esempio, è un libro tradotto in 40 lingue nel mondo. Cioè, stiamo parlando veramente di autori. Hisham Matar, anche lui, un grandissimo autore, vincitore del Pulitzer, che in Italia ha pubblicato da Einaudi. Ecco, tutti questi scrittori sono venuti, stanno lavorando per noi, stanno scrivendo per noi, e questa, diciamo, è la soddisfazione più grande, perché poter lavorare con queste persone, poter produrre dei testi che abbiano veramente, che siano veramente di livello, no compromise, diciamo, era una delle cose che ci eravamo prefissi fin dall'inizio, cioè non fare dell'editoria così per pubblicare dei libri così, no? Ma farlo con uno scopo, farlo con un'idea dietro, con un'idea forte e che possa avere una ricaduta positiva, diciamo, sulla città e in generale, insomma. E per finanziare questa cosa partecipate a dei bandi? Allora, all'inizio noi abbiamo costituito un'impresa sociale, non profit, e abbiamo messo un capitale dei soci, che è quello che è servito per, diciamo, far partire tutto. Adesso, quest'anno abbiamo vinto un bando, per fortuna, dopo 2 anni di tentativi, perché i bandi, forse lo sai anche tu, sono mal di testa in Italia. E abbiamo vinto un bando con un progetto, che è il progetto di Afterwards, questa nuova collana che abbiamo fatto, e questo ci aiuta molto, ci fa respirare, perché chiaramente il modello di business, l'editoria è un modello di business che si basa sostanzialmente su alcuni presupposti che noi fin dall'inizio abbiamo rifiutato. Uno, il lavoro non pagato o sottopagato, perché l'editoria purtroppo vive
di traduttori che non vengono pagati, di redattori che non vengono pagati, di tirocinanti, di stage, gente che viene tenuta lì a lavorare per anni perché hanno questa grande passione, promettendogli un'assunzione che poi magari non viene mai. Volevamo evitare questo, assolutamente. E così come, diciamo, volevamo evitare la caduta del tono editoriale o della qualità attraverso la pubblicazione di titoli facili che magari vendono 5.000 copie ma che non servono a niente a nessuno o che non hanno niente a che fare con la nostra linea editoriale. Io ricordo molto bene, io non essendo un editore, la prima volta che sono andato a Più Libri Più Liberi 3 anni fa e sono andato a vedere questi editori che cosa facevano e io sono rimasto molto impressionato dalla difformità della proposta editoriale, cioè vedevi chiaramente che ogni autore cerca di preservare un po', no, le cose buone, ma di fatto per stare in piedi è costretto a pubblicare un sacco di zavorra, cosa che non serve a niente. Ecco, io volevo evitare quella cosa perché è una perdita secca di identità, e per noi la nostra identità, diciamo, come Wetlands è l'asset più importante che abbiamo, perché è quello che tiene insieme la comunità, è quello che ci rende riconoscibili, è quello per cui la gente, diciamo, si avvicina a noi e ci apprezza, insomma, compra i nostri libri. E questa è una cosa non negoziabile per noi. Hai parlato adesso di Afterwards, puoi dirci qualcosina in più? Sì, allora Afterwards è un nuovo progetto. Noi abbiamo, diciamo, 4 collane all'interno di Wetlands, ma Afterwards, che è l'ultima nata, è il progetto più ambizioso che noi abbiamo e nasce diciamo da due radici, dal fatto che io come persona ho vissuto tanti anni in Africa e quindi mi sento molto legato col continente, ne ho viste le potenzialità e volevo in qualche modo far qualcosa, e da una telefonata che ho ricevuto da Mazza Mengiste. Mazza Mengiste è una grandissima scrittrice americana, diciamo etiope, che adesso vive negli Stati Uniti. Lei è stata finalista al Booker Prize nel 2020 con questo libro che si chiama Il Re Ombra, pubblicato in Italia da Einaudi, con cui è diventata una star a livello mondiale. È un libro sul colonialismo italiano che dovrebbe essere portato proprio d'ufficio in tutte le scuole, in tutti i licei italiani, perché ti fa vedere il colonialismo dall'altra parte, dalla parte, diciamo, no, dell'Etiopia, di coloro che sono stati invasi. E lei mi ha telefonato dicendo io ho un sogno da tanti anni e penso che voi possiate essere, diciamo, il partner giusto per questo sogno. Allora, l'idea qual era? L'idea è quella di dare voce a scrittori africani giovani, quindi giovani significa fra i 28, i 35, 37, 40 anni, degli scrittori che hanno già dato prova di sé avendo pubblicato un libro, ma non sono ancora stati presi dal grande sistema, no, degli agenti internazionali, e portarli a Venezia, ospitarli in residenza, lavorare con loro su questi argomenti e far pubblicare a loro dei libri di non fiction, quindi non romanzi, ma dei saggi, che ci raccontano la prospettiva africana sul mondo di oggi. E questa è una cosa che sembra incredibile, ma non c'è. Cioè, voi potete andare in una libreria, andate, cercate dappertutto, troverete tutti i saggi del mondo, ma saggi di autori africani che vivono in Algeria, in Congo, piuttosto che... non li trovate, perché il mondo editoriale occidentale vede nell'africano il grande narratore, se vuoi, no? Il grande narratore che ti racconta le storie, no? Così, ma non ne apprezza invece il livello intellettuale e la visione. Allora, in un mondo dove fra 30 anni noi europei saremo molti di meno e molto più vecchi e gli africani saranno 3 miliardi, ok? Capire cosa pensano oggi i giovani di Algeri, di Brazzaville, di Kinshasa, no, è estremamente importante, è fondamentale, perché la loro visione delle cose è quella che darà forma al futuro. Non saremo più noi, molto, molto poco noi, l'Europa è in chiaro declino. E qui ci riattacchiamo ai temi del turismo. L'Europa sta diventando il luogo più amato dai turisti di tutto il mondo, ma da tutto il mondo vengono.
a Roma, a Venezia, ma a Parigi. Ormai è come se fosse un museo disperso, no? In cui tutti ci vengono a vedere, ci vengono a trovare e ci guardano nelle nostre case, ci curiosano nei nostri cortili, ma di fatto l'Europa questo è. L'Africa è un continente dove l'età media è, non lo so, 25 anni, capisci? Dove c'è un'energia pazzesca. Lo vedi anche nel mondo dell'arte. Gli artisti africani sono degli artisti straordinari. Stanno rivoltando il mondo dell'arte con una, diciamo, una narrativa che è completamente diversa, proprio anche negli strumenti. E loro, quindi, anche dal punto di vista intellettuale, hanno da offrire tantissimo. Quando tu parli dei problemi ambientali con un africano, capisci che lui vede le cose in modo completamente diverso. E queste prospettive ambientali, per dirne una, no? E queste prospettive nuove di questi ragazzi che hanno una storia completamente diversa sono interessantissime ed erano fondamentali per noi e volevamo coglierle. Quindi l'idea era quella, appunto, di portare questi ragazzi, queste ragazze qui, fargli scrivere su di noi, avere una specie di specchio, no? Un nostro specchio, ma dal loro punto di vista. E ne stanno venendo fuori delle cose assolutamente sorprendenti. E Afterwards è proprio questo. Sono dei libri che raccolgono queste prospettive, queste narrazioni di questi ragazzi e ragazze che vengono a Venezia e esprimono delle cose che noi non vediamo più. Che noi non vediamo assolutamente. Guarda, ti faccio un esempio per capire, no? E visto che ci sono anche alcuni colleghi che possono capire il riferimento. È venuto Emmanuele Dumas, che è il primo autore che abbiamo pubblicato, questo libro bellissimo, si chiama La forma della luce. Emmanuele Dumas è uno scrittore nigeriano, orgogliosamente nigeriano, che però ha vissuto negli Stati Uniti, adesso vive in UK, eccetera. E uno che è stato il curatore del padiglione nigeriano della Biennale 5 anni fa, cioè non è proprio l'ultimo arrivato. Un scrittore, ha scritto già diversi libri. Quando è venuto a Venezia siamo andati in giro, no, di qua, di là, di su, di giù, insomma. E un giorno siamo andati a Capesaro, Museo d'Arte Moderna, dove c'era una mostra di artisti africani che erano stati invitati in residenza e c'era, diciamo, il coordinatore di questo progetto che orgogliosamente parlava: guardate che bravi che siamo noi, abbiamo fatto venire gli scrittori africani, adesso abbiamo le loro opere qui e diamo finalmente spazio all'Africa, compriamo le loro opere e le mettiamo nei nostri musei, eccetera. Molto orgoglioso di quello che stava dicendo, no? E io dicevo, meno che bravo, no? Questo qui. Emmanuel, che era vicino a me, vedevo che era serissimo, ok? Dopodiché siamo andati a prenderci un caffè, mi diceva, vedi? Mi ha detto, just another commodity. Vi siete portati via il petrolio, vi siete portati via il gas, vi siete portati via il caffè, avete portato via tutto dall'Africa, adesso vi portate via anche l'arte e gli artisti. Fate dell'arte un'altra commodity del futuro. Questa cosa qui mi ha folgorato. Mi ha folgorato perché non ci avrei mai pensato, ma questo è quello che vede lui e se ci pensi dal suo punto di vista è una cosa che ha molto senso quello che sta dicendo. Ecco, questo è un esempio, no? di finestre che si aprono quando tu parli con queste persone che arrivano da un background completamente diverso e che hanno delle coordinate completamente, no? Differenti dalle nostre per leggere la realtà. Quindi questo è Afterwards. E questi autori scrivono in inglese o... Scrivono in inglese e tra l'altro Afterwards per noi è anche il modo di espandere la nostra attività in tutto il mondo, perché poi noi, diciamo, attraverso degli agenti stiamo cedendo i diritti di questi libri in tutto il mondo, anche in Africa, quindi questi libri gireranno anche in Africa. Noi li traduciamo in italiano e li pubblichiamo in italiano in Italia. E invece poi all'estero vengono ceduti i diritti e vengono tradotti nelle altre lingue. Anche lì cercando di aggirare un po' le solite logiche che ti dicevo, no? di questi grandi gruppi editoriali che sono dei mostri, cercando di dare un po' di più agli autori e un po' di meno ai mille agenti che ci sono, perché è un mondo veramente... bizzarro, sì. E puoi dirci qualcosa invece di tutto il lavoro poi invece di comunicazione, promozione? Fare il libro è il primo passo. Cosa succede dopo?
Allora, i libri, diciamo, da soli non vanno da nessuna parte, questo l'ho capito molto presto, diciamo così. Allora, noi, diciamo, quello che cerchiamo di fare è di fare dei libri che comunque non siano deperibili dal punto di vista dell'attualità. Cioè, noi cerchiamo di fare dei libri che siano non dei best seller, ma dei long seller, cioè l'idea è che un titolo nostro possa essere vendibile anche fra 2 anni, 3 anni, 5 anni, no? Quindi non cose a scadenza, cose di qualità che possano durare. E questo ti garantisce, diciamo, una coda lunga, se vuoi, no? Che ti sostiene un po' anche tutto il modello di business che c'è dietro. Però chiaramente la promozione è fondamentale. La promozione la facciamo ovviamente sui social, la facciamo attraverso le presentazioni che facciamo nelle varie librerie. La facciamo con la partecipazione ai festival, anche lì molto, molto, molto selezionati. Quest'anno per la prima volta, però, dico, dopo 2 anni, andiamo a Mantova. Siamo stati invitati a Mantova, proprio con Emanuele Dumas e con Masa Menghista, che verrà da New York. E quindi per noi è un riconoscimento pazzesco, perché Mantova è il top, di solito è quasi impossibile entrare lì dentro. Invece sono venuti a cercarci loro, ci hanno invitato, e questo è stato molto bello. Andremo a Pordenone, Pordenone Legge, adesso a settembre. Siamo stati a Testo, a Firenze. Quindi, insomma, sono tutte attività che noi, no? Adesso, tra l'altro, ci stiamo anche strutturando, nel senso che stiamo mettendo su un piccolo dipartimento di comunicazione che sotto di sé c'ha il sito web che stiamo rifacendo, la parte dei social media, la parte di promozioni, appunto, in città, eventi e quant'altro. Tieni conto che noi negli ultimi 2 mesi avremmo avuto, non lo so, almeno 20 eventi, almeno. Presentazioni, poi stiamo, per dirti, fra qualche settimana faremo una presentazione, queste cose puoi farle solo a Venezia, perché sta per uscire un libro che si chiama Peregrinazioni Lagunari, molto bello, e facciamo una presentazione in barca in Canal Grande, facendo una serie di stazioni in Canal Grande la sera, all'ora del tramonto, e in ogni pontile si legge un pezzo del libro e c'è tutto questo corteo di barche, cioè sono cose bellissime. Il giorno 16 andremo a Poveglia, che è un'isola molto contestata a Venezia, oggetto, diciamo, del desiderio di tanti imprenditori che vogliono farne l'ennesimo albergo, no? Trasformare l'isola in un albergo. Andremo lì invece con una serie di movimenti cittadini e presenteremo un libro lì, proprio nell'isola, che è un'isola completamente abbandonata. E presentiamo Non è città per poveri, un libro che è uscito 2 mesi fa, che racconta come Venezia sia stata svenduta e svuotata per un piano, diciamo, molto chiaro, per trasformarla in quello che è oggi e quello che forse sarà domani, ancora peggio. Quindi, insomma. E come reagiscono i veneziani al vostro lavoro? Allora, i veneziani hanno reagito benissimo, devo dire la verità, perché i nostri libri sono, lo posso dire proprio con molta, diciamo, sicurezza, in tutte le librerie e in tutti i bookshop museali. E a Venezia ci sono tantissime librerie e ci sono tantissimi musei, quindi ormai i nostri libri sono quasi inflazionati, sono dappertutto. Ma la cosa interessante al di là di questo è che si è creata veramente una comunità, no? Ogni volta che esce un libro Wetlands, la gente lo sa, la gente corre a comprarlo. Poi noi appunto abbiamo questi eventi in cui i temi non solo vengono, diciamo, presentati i libri, vengono anche discussi i temi. Ogni volta che c'è una presentazione di Non è città per poveri, che è un libro molto politico, ci sono discussioni accesissime. Siamo stati nei centri sociali, ma siamo stati anche alle procuratie vecchie, che è il posto, diciamo, più snob di Venezia, gestito dalle assicurazioni generali. Cioè, riusciamo a essere trasversali perché credo, mi sembra, che alla fine sia apprezzata la qualità, no? di quello che facciamo. Quindi, pur avendo una linea politica, diciamo, molto chiara, siamo riusciti ad agglomerare, diciamo, una fascia molto trasversale della popolazione di Venezia. Avete o avrete uno spazio fisico in cui, diciamo, avere un faccia a faccia con i vostri follower? O... Sì. Allora, noi abbiamo inaugurato uno spazio eventi proprio 3 settimane fa, che per adesso è il nostro magazzino rimesso a posto, ok? Però l'abbiamo fatto fare da un architetto molto bravo, che ci ha fatto all'interno del nostro magazzino una cosa veramente carina. Chiaramente molto, no, così industriale, no? Tubi innocenti, scatoloni, eccetera, però molto, molto bello.
Lì abbiamo cominciato a fare qualche incontro anche con la comunità per parlare di certi temi, per quando vengono questi autori, per esempio, chiediamo di fare dei workshop. Abbiamo avuto recentemente un autore sudanese che è bravissimo, lui è un cartoonist, è uno che fa delle vignette ed è una star su Instagram. Pensa che lui è molto politico, molto schierato politicamente e per cui è persona non grata in mezzo mondo praticamente, è uno che ha subito minacce, eccetera, e vive in adesso è costretto a vivere in Norvegia in condizioni veramente... E lui è venuto e ci ha fatto due workshop su come, diciamo, una vignetta può essere creata, può interpretare un tema e può cambiare attraverso i social media, può avere un'influenza formidabile, no? Sulla realtà attraverso i social media. Quindi questo sono altre iniziative che noi facciamo appunto come Wetlands, che non finiscono necessariamente in un libro, ma che contribuiscono, diciamo, alla circolazione delle idee, alla circolazione di nuovi concetti, alla presenza culturale di queste persone che quando vengono appunto a Venezia lasciano delle tracce, ecco, quindi lasciano dei messaggi, lasciano degli incontri, eccetera. Il vostro progetto è anche molto riconoscibile come grafica, avete fatto una scelta estremamente efficace da un punto di vista grafico. Sì, guarda, questo è stato, diciamo, un investimento che abbiamo fatto all'inizio. Siamo andati dal miglior studio grafico veneziano e io, diciamo, quando ho incontrato questo Sebastiano Girardi, si chiama lo studio, va menzionato perché sono veramente bravi, e gli ho chiesto: Seba, io vorrei un libro che abbia le seguenti caratteristiche. Quando tu entri in libreria lo devi vedere subito, lo devi riconoscere subito, e quando lo prendi in mano non lo molli più. Ok? E quindi da questo è partita, diciamo, l'idea di sviluppare una grafica che potesse essere efficace, riconoscibile, che desse una continuità. Tutti i nostri libri sono chiaramente riconoscibili, proprio, no, hanno un'identità molto forte. E poi sono fatti molto bene, sono fatti con carta molto sofisticata, sono rilegati, le copertine vengono da una carta che proviene dalle alghe, insomma tutta una serie di cose che non sono lì per caso e che rendono l'oggetto, diciamo, libro Wetlands un oggetto particolare, non un libro di consumo così, di questi da buttare via. Quindi questa era un'altra delle cose che per noi era importante, no? Che contribuisce alla nostra identità, che è anche un'identità grafica. E devo dire che questa identità grafica ci ha aiutato moltissimo perché appunto tante persone da tutta Italia ci contattano anche per quello e ci riconoscono subito poi per quello, no? Quindi è stato sicuramente un investimento produttivo quello che abbiamo fatto all'inizio sulla grafica. Siete solo su carta? No, siamo anche su ebook, abbiamo non tutti i titoli anche su ebook, però devo dirti la verità, ci stiamo un po' ripensando perché alla fine le vendite, cioè gli ebook sembrava che dovessero sfondare 10-15 anni fa, quando la smaterializzazione, no, dei supporti, abbiamo visto sulla musica, per esempio su Spotify, sembrava fosse un processo inevitabile. In realtà la smaterializzazione dei libri non è avvenuta. E gli ebook non hanno mai sfondato, anzi sono in lieve declino costante, vanno molto meglio gli audiobook, per esempio, adesso come adesso, e il libro cartaceo continua la sua strada. E noi abbiamo fatto questi ebook, ma vendono veramente poco, per cui francamente ci stiamo ripensando e gli ultimi titoli, per esempio, non li abbiamo più pubblicati su ebook. E l'immagine, lo chiedo perché noi siamo una libreria di architettura e la maggior parte dei libri che abbiamo hanno comunque anche immagini, o comunque il ruolo dell'immagine è preponderante rispetto al testo, e quindi c'è un progetto, chi fa il libro cerca di utilizzare l'immagine a livello narrativo. Voi cosa ne pensate di questo? In realtà la maggior parte dei nostri libri ha delle immagini dentro. In alcuni casi, per esempio L'Arcipelago delle Api è un libro che ha delle illustrazioni che sono state fatte apposta per il libro. In altri casi abbiamo
alcuni casi, per esempio tipo Venezia, l'Antropocene o Venezia Africana, che è un altro titolo bellissimo che abbiamo pubblicato quest'anno, c'è un ricco apparato di immagini, sono oltre 60 immagini a colori dentro. Non abbiamo pubblicato nessun libro di fotografia, però adesso, verso la fine dell'anno, pubblicheremo un libro ibrido tra testo e fotografia, dove è più o meno 50% dell'uno dell'altro. Un testo di Tiziano Scarpa, che ha scritto per noi, si chiama Catalogo delle onde, stupendo, con una serie di fotografie delle onde veneziane. Un libro particolarissimo, molto bello, molto, molto visivo. Sarà un fuori collana, fuori formato, sarà un libro speciale, particolare chiaramente. Però la maggior parte dei nostri libri ha dei contenuti di immagini, perché insomma ci piace commentare nel modo giusto le cose. Libri fotografici in sé o libri d'arte sono fuori dal nostro perimetro, perlomeno per il momento, insomma. Qualcosa che non ho chiesto che invece vorresti dire? Guarda, credo di aver detto più o meno tutto quello che avevo in animo di dire. L'altra cosa forse che mi sento di dire è che è un'avventura molto bella, anche le persone che ci lavorano dentro, siamo riusciti a intercettare, sono quasi tutti giovani, siamo riusciti a intercettare le forze vitali più importanti della città, perché tieni conto che Venezia è una città strana, perché quando la vedi così non la capisci nel suo lato, diciamo, cittadino. A Venezia ci sono 1500 associazioni, che è una cosa bella e brutta allo stesso tempo, però ti fa capire che c'è ancora molta voglia di combattere, di resistere. È una città estremamente combattiva, ci sono manifestazioni continuamente contro il motondoso, contro le grandi navi, contro gli scavi in laguna, contro l'iperturismo, cioè continuamente. Quindi quei veneziani che sono lì sono estremamente combattivi. Noi siamo riusciti a intercettare, diciamo, molti dei giovani che lavorano all'interno di questa rete di cittadinanza, e sono delle forze straordinarie, no? I giovani, io ho sempre sostenuto, sono veramente, non è la banalità, no? L'ovvietà, sono il futuro. I giovani hanno una quantità, portano nei progetti una quantità di energia e di vitalità, di creatività che una persona, diciamo, esperta non ha più, non potrà mai avere o in pochissimi casi può avere. Non c'è niente da fare. Questa è una convinzione che mi porto dietro io anche dalla mia esperienza precedente. E quindi, diciamo, questo fa di Wetlands una realtà molto, a parte me, insomma, che io sono, però fa di Wetlands una realtà estremamente viva, che cambia con il tempo, che intercetta le istanze che ci sono in giro, che guarda avanti. Per esempio, Essere pietra, che ti dicevo, forse il titolo che io preferisco di più, è un libro che guarda veramente al 2030, al 2040. Ci sono dei concetti che oggi in Italia probabilmente sorprendono, stupiscono o forse non possono essere ancora condivisi, però l'idea di vedere il mondo minerale piuttosto che la biosfera nel suo complesso come un qualche cosa che ha una agency, no? E non solo come qualche cosa da guardare o tutelare, eccetera. Sono concetti estremamente nuovi, fondamentali, che potrebbero veramente essere parte del nostro futuro. In Italia se ne parla pochissimo e noi con Essere Pietra abbiamo veramente lanciato una pietra nel futuro, quindi è un libro di cui, diciamo, siamo molto orgogliosi. Poi ha venduto magari un po' meno degli altri, non è un problema, quello è un long seller, magari fra 10 anni qualcuno lo ripescherà e dirà: guarda questi qua che ne parlavano già nel 2023 quando è uscito il libro, no? Ecco, quindi questa dimensione di cercare di restare al passo con i tempi, di interpretare un po' il mondo, di cercare di osare, è la cosa che forse ci caratterizza di più e di cui andiamo più orgogliosi. Un'altra cosa è che Venezia ha un'enorme offerta culturale, però è un'offerta per un pubblico che forse non è il vostro pubblico. Cercate in qualche modo di mappare questa offerta per capire cosa vi interessa, cosa no, come in qualche modo modificare o cambiare la situazione. Allora, diciamo, è una domanda difficile questa, è una domanda molto difficile. È chiaro, a Venezia c'è la Biennale, che è questo essere polimorfo che ha preso la città. Da un lato le ha dato una visibilità stratosferica, dall'altro ha condizionato pesantemente tutto anche il mercato immobiliare, no? C'è gente che magari ha un magazzino, un fondo, un negozio e lo tiene
vuoto per un anno e mezzo aspettando che arrivi la biennale, perché poi la biennale gli dà 100.000 euro per magari per 3 mesi, no? E questo ha snaturato completamente il tessuto, diciamo, sociale ed edilizio. Quindi la biennale è, e c'è molto di questo a Venezia, no? C'è questa spinta, per esempio, per i grandi eventi, che è una cosa terrificante, no? Dolce & Gabbana che ti prende Piazza San Marco per 2 giorni, cioè sono delle aberrazioni che a cui noi chiaramente ci opponiamo. Noi siamo molto più vicini al mondo delle remiere, al mondo degli artisti, diciamo, che lottano per trovare i loro spazi. Siamo molto più vicini alle persone che cercano di vivere ancora una vita normale a Venezia. Ed è per questo che noi, tra l'altro, siamo veramente a chilometro zero, cioè facciamo tutto, il studio grafico è lì, stampiamo nell'ultima stamperia rimasta a Venezia, che sono le grafiche veneziane, portiamo in giro i libri col carretto, noi le mappe ce le fa un altro studio cartografico, cioè tutto fatto lì a Venezia, proprio con l'idea di cercare di dare appoggio a un sistema, a un tessuto economico che si sta sgretolando completamente. No? A fronte di queste cose che stanno succedendo. Quindi è un piccolo atto di resistenza, se vuoi, che noi abbiamo messo in essere. E però queste sono cose che alla fine creano comunità, no? Perché ovviamente insomma, ti riconoscono e sono cose che vengono apprezzate, vengono capite e apprezzate. Questa è la battaglia che stiamo facendo un po' noi. Quanti titoli avete? Sono una ventina, più o meno facciamo un titolo al mese, sono 2 anni di lavoro, quindi un titolo al mese facciamo. In quanti siete? Allora, noi siamo una decina che lavoriamo, però ovviamente tutti part time, no? A parte, diciamo, io che sono quello che ci lavora di più, gli altri sono tutti, diciamo, più o meno a partita IVA, alcuni lavorano invece pro bono. Tutti i giovani però hanno il loro contratto con noi e sono tutelati, io ci tengo moltissimo, loro lo sanno, insomma, i miei ex colleghi lo sanno, ci tengo moltissimo a questa dimensione, non un'ora di lavoro che non sia pagata. Quindi siamo una decina comunque, diciamo, tra le varie discipline. È un sacco di lavoro, perché poi c'è anche il lavoro per noi in più rispetto a qualunque altra casa editrice della concezione del lavoro, no? Certo. Questi autori, alcuni sono molto indipendenti, gli dai le chiavi della casa, questi qua dicono: ok, ci vediamo la produzione, non ti preoccupare, mi arrangio, prendono, vanno di giorno, di notte, bussano, fanno. Riocco, per esempio, è una così, ogni tanto la chiamo, tutto bene, sì non ti preoccupare, mi manda fotografie da Sant'Erasmo, da San Servo, da tutto il mondo, è una che, insomma. Altri invece arrivano lì e si aspettano che tu li porti in giro più o meno dalla mattina alla sera, e quelli non è che li puoi mollare lì, quindi gli devi stare dietro, eccetera, quindi questo è altro lavoro. Così come c'è poi il lavoro di ricerca, degli autori, contatti, le videoconference. Però devo dire una cosa, il lavoro dell'editore è un lavoro bellissimo. È un lavoro bellissimo in assoluto, perché l'idea di creare dei libri che prima non esistevano e poi vederli che vanno in giro e sentirti qualcuno che ti scrive, che ti dice, ti chiama, che l'ha letto, eccetera, è una cosa bellissima. E mi sento, diciamo, molto così in pace con me stesso, ecco, anche a fare questo tipo di lavoro. Rincuora sentirtelo dire, perché invece nel mondo dell'architettura gli architetti pagano per essere pubblicati e gli editori accettano quindi la qualità. No, noi paghiamo gli autori tutti, non pubblichiamo niente a pagamento, tanto per essere chiari, paghiamo gli autori, anche i più giovani, cioè per esempio Peregrinazioni Lagunari, che esce la settimana prossima, è scritto da una ragazza che ha 26 anni, ok? Lei probabilmente non solo ce l'avrebbe dato gratis, avrebbe pagato per ok? No, lei ha il suo contratto e sarà pagata come tutti gli altri, non una linea di meno, perché è giusto che sia così, perché alla fine ci devono essere delle regole. Se questo mondo dell'editoria continua ad andare così secondo queste logiche qui, diciamo, noi come ti dicevo all'inizio, è stato uno dei nostri punti fondamentali, insomma, su cui non vogliamo transigere. Abbiamo una mission, una dichiarazione di intenti alla quale ci atteniamo, per noi è un punto d'orgoglio, insomma, questo. E invece il tuo punto di vista sui librai? I librai sono spesso degli eroi, devo dire la verità. Io ne ho conosciuti tantissimi ormai, a Venezia ne abbiamo di molto bravi, sì. In generale
devo dire, sono tutti molto bravi, è gente che si fa veramente in quattro, che gente che abbiamo conosciuto, per esempio adesso ho aperto una libreria a Venezia, penso erano due impiegati del comune che hanno mollato tutto quanto e hanno preso, non so come hanno fatto, hanno trovato un fondo di magazzino a Venezia, ci sono messi la ripetitore e hanno aperto una libreria e gli sta andando benissimo. E io sono andato là all'inaugurazione e ho detto ragazzi voi siete degli eroi, perché loro hanno messo, è gente che ha messo tutte le loro risorse su una cosa del genere e ci provano, no? Pensa che passione, pensa che coraggio, no? Tanti librai sono così, i librai indipendenti sono una categoria veramente da proteggere perché fanno un lavoro fondamentale. Vendete online? Noi vendiamo online, però fare vendiamo online tramite IBS e Amazon, anche lì. È impossibile, cioè se tu rinunci a Amazon perdi immediatamente una fetta di mercato e non so se sia giusto, diciamo, per una questione di principio, no? Poi i discorsi su Amazon non li apriamo oggi perché non potremmo non uscirne più, insomma. Forse faremo un nuovo sito, un e-commerce, quindi sì. Un sito nostro in cui uno può comprare direttamente da noi. Lì il tema è che poi se lei compra un libro io devo andare la mattina dopo in posta a farmi la coda di mezz'ora per spedirlo. E quindi anche no, diciamo, da un certo punto di vista. Poi le poste veneziane sono una roba che non potete sapere. Una domanda, diciamo, sociologica. Mi sembra di aver sentito all'inizio che mi avessi detto che la città, cioè Venezia, si sta spegnendo. Ho sentito bene? Da una città che, diciamo, nel 1951 aveva 170.000 abitanti, adesso ne ha 48.000 e ogni anno va giù di 1.000 abitanti. E ogni anno l'offerta turistica cresce. Oggi come oggi l'offerta turistica è più importante del numero di residenti. Cioè, ci sono 50.000 letti, tra diciamo Booking, Airbnb, hotel, e ci sono 48.000 residenti, quindi è una situazione assolutamente insostenibile, no? Cioè le attività commerciali stanno chiudendo? È certo. È un processo che va avanti da tantissimo tempo, che ha radici profonde a Venezia e che adesso sta succedendo anche in tante altre città, no? A Matera, per esempio, tra l'altro adesso a settembre escerà un libro che si chiama Mater Venezia, scritto da uno scrittore bravissimo che parla di Matera e di Venezia. A Matera è successo in 4 anni quello che a Venezia o a Parigi è successo in un secolo. È una cosa impressionante. I negozi chiudono, gli affitti non si trovano più, Airbnb dappertutto, i sassi sono diventati una specie di museo all'aperto, la città ha perso tutto il suo tessuto, la gente è stata spinta fuori nelle periferie, ma è successo così. Da quando l'hanno nominata, no, capitale europea della cultura, è un processo che è avvenuto con una velocità che ha sorpreso tutti e ha spiazzato completamente i materani. Li ha spiazzati proprio nel senso anche fisico del termine, portati fuori dalle piazze, via, lontano. E in questo Venezia e Matera, una città d'acqua, una città di pietra, in realtà condividono un destino che sembra essere quello di ormai tantissime città, ma anche città piccole, italiane ed europee. E questa è una cosa che è un sottoprodotto del sistema globale che in qualche modo bisognerà gestire. Anche qui a Venezia sono inventati questa asterisco del contributo d'accesso, avete visto, hanno dato su tutti i giornali, una cosa che non si può vedere, una cosa veramente è inqualificabile, diciamo, ok. Ma anche in questo Venezia, anche in negativo, anticipa un po' delle soluzioni possibili. Non sarà una soluzione questa, ma loro la spacciano come tale, no? Però effettivamente è una città che, voglio dire, certe volte è presa d'assalto a 150.000 persone, 200.000 persone in un giorno, come fai? Poi il turista, non è il turista, cioè il turista si ferma, si gira, si ferma sul colle, mangiano sui ponti, cioè è un turismo che ostacola la vita della città. Quindi diventa doppiamente difficile per chi ci vive, perché veramente è una presenza, no, che è dappertutto e che ha snaturato la città. Oggi trovare una casa in affitto a Venezia è impossibile. Se lei vuole affittare un appartamento per 2 anni o 4 anni a Venezia, è impossibile a prezzi, diciamo, proprio non c'è. Ma non è che non ci sono più. Capisci che è una cosa che non...
questo sta succedendo però in tanti altri posti. Firenze è così, eh? Firenze è la stessa cosa, Roma è la stessa cosa. Questa roba qui va fermata. Allora, Venezia è un posto molto interessante per studiare questi fenomeni, per capirli, per sperimentare delle soluzioni. Sono arrivato tardi, magari è già stato spiegato, ma come fate scouting, come ad esempio una ragazza di 26 anni, come avete trovato, come avete trovato il libro, perché avete deciso? Allora, ci sono molti scrittori che vengono da noi direttamente, scrittori affermati. Nel caso, abbiamo anche una rete, sai, a Venezia c'è Ca' Foscari e c'è lo IUAV. Fra l'una e l'altra fanno centinaia e centinaia di professori con cui siamo in contatto praticamente con tutti e sono 30.000 studenti. Quindi abbiamo molte connessioni anche attraverso le facoltà di Venezia con i vari scrittori in giro per il mondo. Questa ragazza qui è una ragazza che ha studiato scienze umane per l'ambiente, aveva fatto una tesi molto interessante e quindi l'abbiamo portata on board e ovviamente poi l'abbiamo aiutata a scrivere lì, ha fatto un editing pesante, nessuno nasce scrittore, però il tema era interessante, lei era brava, scriveva bene, l'abbiamo fatto. Ma attraverso i dipartimenti diciamo umanistici di Ca' Foscari noi abbiamo accesso a tantissimi scrittori in tutto il mondo. È una ricchezza enorme per noi. Fondamentalmente passaparola quasi. Sì, passaparola, sì, sì. Sono questi professori sono tutti più o meno coinvolti. A Venezia, per esempio, c'è un centro che si chiama NICE, che è New Center for Environmental Humanities, che organizza continuamente. Hanno uno spazio stupendo. Stupendo, organizzano continuamente eventi, invitano scrittori. Noi andiamo, intercettiamo gli scrittori, parliamo, presentiamo il progetto e si parte, no? Quindi a Venezia c'è questa circolazione, diciamo, di idee, di persone. Che rende diciamo possibile appunto l'accesso a questi scrittori. Sicuramente se noi fossimo a Teramo, con tutto il rispetto, non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto, questo è chiarissimo, no? È anche molto interessante quello che dici, che nessuno nasce scrittore, quindi se c'è un'idea, se c'è un progetto, se c'è una visione, diciamo, c'è anche da parte dell'editore la possibilità di lavorare sugli autori. Sì, sì. Per esempio, un altro esempio è stato con l'Arcipelago delle Api. Noi volevamo scrivere un libro sui cambiamenti ambientali in laguna, ma lo volevamo fare in modo non con le tabelle, no, la superficie delle barene, no, volevamo farlo in modo appunto scienze umane per l'ambiente, Environmental Humanities. Allora abbiamo contattato una giovane scrittrice e abbiamo ragionato con lei e alla fine lei ci ha proposto questo tema interessantissimo delle api, cioè studiare i comportamenti, attraverso il comportamento delle api e degli apicoltori di Laguna, capire come sta cambiando l'ecosistema lagunare. E l'Arcipelago delle Api è un libro veramente carino che racconta appunto i cambiamenti climatici visti dal punto di vista delle api e degli apicoltori, no? Che è una prospettiva validissima, anzi direi una delle più importanti per capire veramente come stanno cambiando le cose. Il miele di Barena è una cosa che praticamente non esiste più, cioè un prodotto che costerà, non lo so, 100 euro ormai il barattolino, perché ormai le barene non fioriscono più per tutti i problemi ambientali, e quindi c'è tutto un mondo che sta sparendo lì dietro, no? E ce lo stanno raccontando le api. Di solito quanto dura un progetto? Cioè, ogni progetto ha una durata, una media di largo, o c'è qualcosa che dura più o di meno? Dipende, diciamo che direi che da un minimo di 9 mesi un progetto. Ah, può anche essere, 2 anni, dipende, sai, per esempio questi scrittori più affermati fanno fatica perché poi ci vuole sempre più di una residenza, no? Vengono prima, poi e dopo ritornano, però devono quadrare le agende, poi quando, per esempio, Ryoko Sekiguchi, per fare un esempio di cui abbiamo parlato prima, abbiamo cominciato a parlare forse a settembre-ottobre dell'anno scorso, il libro non uscirà sicuramente prima della fine del 2025. Bene. Grazie.